Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, bentornati in un nuovo video, benvenuti a tutti i nuovi iscritti, come state? Spero tutto bene, io tutto bene e sono super contenta di girare questo video perché ovviamente quando si tratta di haul io sono la ragazza più felice del mondo, sappiatelo. E oggi sono ancora più felice perché guardate un po' cosa mi è arrivato, mi sono arrivati due pacchetti di Shein. Allora, che dirvi, sono molto contenta anche perché ho scelto dei capi un po', alcuni un po' estivi, primaverili, altri non si sa bene perché ho scelto due cose che in realtà non sono proprio primaverili, però mi piacevano un sacco e quindi le ho scelte. In ogni caso io ringrazio tantissimo Alice o Alice di Shein per avermi mandato tutte queste cosine, sono molto molto contenta. Se vi fa piacere approfittare di questa fantastica promozione che mi hanno regalato per voi, utilizzate questo codicino qua che è AlessandraQ2 per avere il 15% di sconto per ordini superiori ai 29 euro, quindi è una cosa fantastica. Tra l'altro, chiusa parentesi, poi la chiudo subito, tra l'altro andremo a provarli insieme i prodottini oggi, così vi faccio vedere la vestibilità e tutto quanto. Comunque, bando alle ciance, direi che è arrivato il momento di... tra l'altro questa qua è una maglia di Shein che indosso, che avevo preso sul sito. Comunque in ogni caso adesso mi hanno mandato queste cosine qua e quindi non vedo l'ora di spacchettarle con voi per vedere tessuti e quant'altro. Allora, io direi che partiamo con il pacchettino più piccolo, così poi l'altro lo spacchettiamo dopo. Allora, io mi sono armata di aggiungi per aprire, prima di spaccarci tutte le unghie, e lo apriamo. Ok, allora, se questa è bellissima, vi giuro che io sono veramente la ragazza più felice del mondo perché dal sito era stupenda. Allora, mi ha dato la possibilità di scegliere 5 capi sull'intero sito, quindi comunque ho scelto 4 cose di abbigliamento e un accessorio. E quello che vi mostro è proprio l'accessorio. Allora, qui sotto in info box vi lascio tutti quanti i link dei prodotti che vi ho mostrato e vi lascio il codice sconto, quindi andate ad aprire l'info box che trovate tutto qui sotto se vi piace qualcosa. Allora, la borsa arriva in questa, nella sua sacchettina e nella sua dust bag piccolina, un po' una sorta di, una protezione per la borsetta. E la borsetta che ho scelto è una chicca per me assolutamente, che è questa qui. Guardate quanto è bella questa borsa, è stupenda perché è nera, la potete portare con il manico così oppure potete andare ad utilizzare la sua tracollina, ma la cosa più figa in assoluto secondo me è la chiusura. È fatta così con il rossetto, qui ha una bocca e qui c'è scritto butterfly. Questa chiusura è fatta così, che voi andate a sganciare, aspettate che non ci vedo, ok? Andate a sganciare il rossettino, guardate quanto è carino, ditemi che non è bellissimo. Andate a sganciare, il rossetto e andate ad aprire la vostra borsettina che ha tra l'altro la cerniera. Se volete potremmo fare un What's in my bag con questa, che intanto sicuramente da oggi inizierò ad utilizzarla assolutamente, e se mai potremmo fare un What's in my bag con una borsetta un pochino più piccola se vi va. Comunque qui dentro ha la sua tracolla molto molto carina, qui dentro c'è tutta la carta, ok, è bella capiente, qui ha due tasche, le due classiche taschine che ci sono per il cellulare eccetera, e poi ha una tasca con la cerniera, quindi eccola qui, ve l'ho aperta, fantastica, bella capiente, mi piace tantissimo, ma soprattutto per il gioco che fa la chiusura, cioè con il rossetto, eccola qui. È veramente bellissima, appena l'ho vista, perché sono andata a guardare il reparto borse, perché sapete che ultimamente ho una fissa per le borse piccole, lo sapete che io ho i miei momenti
Mi piace la tuta ed è il periodo della tuta. Mi piacciono le borse piccole ed è il momento delle borsette piccoline. E questo qui è il momento delle borsette piccole, che ne sto comprando un centinaio e mezzo. Quindi questa qui è la borsa che andrò ad indossare oggi, assolutamente, perché io la amo. La adoro veramente anche con la sua tracollina, però molto probabilmente è anche bellina da portare così a mano. Non lo so. Mi piace un sacco. Fatemi sapere se vi è piaciuta questa borsetta qui sotto con i commentini. Allora, andiamo ad aprire l'altro paccone gigante. Allora, io apro, ok, prendiamo una cosina alla volta, direi. Allora, io pesco, a caso, non ho ancora visto niente. Allora, ah sì. Ho preso e ho scelto questa una t-shirt. A parte che la cosa bella, lo sapete, che arrivano tutti in questi sacchettini qua che io vado a riutilizzare quando vado in viaggio, eccetera, per mettere cose dentro oppure per dividere le scarpe da mettere nel borsone, eccetera. Quindi va bene, per non lasciarle proprio in giro. E quindi questi sacchettini io li utilizzo un sacco. Allora, ho scelto una maglia che una t-shirt che in realtà avrete già visto milioni e milioni di volte nei miei haul di Shein, perché questa maglia qua io ce l'ho in tantissimi altri colori estiva ed è un po' simile a questa che sto indossando adesso, quindi con le maniche a sbuffo, che sapete che a me piacciono un sacco, però non avevo la maglia gialla e quindi ho scelto questa. Praticamente la maglietta è fatta così. Aspettate che qua c'è una manica dentro. Ok, la maglietta che ho scelto è questa. Fatta così in giallo, ma soprattutto è fatta tutta a costine, come questa che indosso. È veramente uguale il modellino, con lo stesso scollo, un po' quadratino, manichina sbuffo ed è tutta gialla. Io questa qua ce l'ho lilla, ce l'ho rosa, ce l'ho boh, in altri colori. La volevo gialla e ho preso una L. Solitamente prendo una L. Quindi è veramente veramente fighissima, mi piace un sacco, soprattutto che la manichina non è proprio corta corta, ma è un po' più lunghetta. Quindi la adoro, mi piace un sacco, quindi non vedo l'ora di iniziare ad utilizzare tutto, soprattutto lavare tutto e iniziare a indossare. Poi, cosa vi faccio vedere? Che qua vedo in anteprima, quindi mi ricordo che cosa ho scelto. Allora, come vi dicevo, ho scelto due cose non propriamente estive, però ancora adesso secondo me si possono mettere perché non è che sono proprio pesanti pesanti, però in ogni caso se dovesse fare freschetto, comunque visto che vado in moto ogni tanto, quando mi viene a prendere la ragazza comunque la sera sono in moto, e avere una giacchetta un pochino più pesantuccia non è proprio, non fa male. Allora, questo è... Allora, aspettate che qua cade tutto. Allora, ho scelto una giacca, penso che sia lo chiamino doppio petto, non lo so, non so neanche com'è. Allora, ho scelto questo giacchino qui, molto carino, in piede pull, con le manichine così, con taglio vivo, vedete che è tutto sfrangiato. Qui ha il bottoncino dorato, anche sul davanti i bottoncini sono dorati, vedete, eccoli qua. Ha le tasche, sì, ha due tasche ed è molto molto carina. Ha le spalline, è un pochino più strutturata e anche sul colletto è fatta un po' tutta sfilacciata. Di questa qui ho preso una M, anche in previsione di una dieta che vorrei comunque portare a termine nell'arco di quest'anno. Quindi comunque se questa mi dovesse andare giusta o comunque un pochino più strettina adesso, magari un po' più in là non mi starà più stretta, però vabbè, in previsione di quello ho voluto scegliere una M, che adesso comunque andiamo a vedere indossata perché è veramente molto molto carina. Poi la fantasia piede pull a me piace un botto, cioè è una di quelle fantasie secondo me che è ritornata di moda
ed è veramente fighissima, sta benissimo con tutto in maniera elegante, in maniera un pochino più sportiva, però secondo me è veramente veramente fighissima. Poi ho scelto un'altra cosina e questo è un cappottino. Allora un cappotto oversize. La cosa forse che ho sbagliato è che ho preso, mi pare di aver preso una M piuttosto che una S. Perché? Perché pensavo che magari fosse stretto, eccetera. Speriamo che non mi vada largo, ma ho paura che mi vada un po' largo, perché già la modella, la taglia S, stava larga. Quindi, se io volevo un cappottino un pochino più striminzito, potevo prendere una S, però ahimè ho preso una M e non so se effettivamente sarà grande, sarà piccolo, non lo so. Però secondo me sembra un... Sì, no, vabbè, secondo me questo qua è esageratamente enorme, molto probabilmente lo farò anche un po' accorciare, perché sì, ci sta che è lungo, ci sta che è fighissimo che è lungo, il problema è che io sono un nanetto da giardino, quindi no, non mi sa che è troppo lungo. Comunque, vabbè, adesso lo vediamo indossato, vediamo se... Allora, i tessuti finora sono molto belli, di queste cose che ho scelto. Questo è un pochino più, sembra che tiri un pochino, però boh, poi bisogna vederlo veramente indossato. Comunque, il cappotto è questo, con i bottoni, ed è lunghissimo. Vedete che è lunghissimo, ok? Mi arriverà quasi in fondo ai piedi. Vabbè, vediamo, lo sapete che io amo il mio cappotto blu, quello lungo, perché penso che slanci un po' la figura, però il problema è che se questo sembra che io ho una coperta addosso, non è tanto... Vabbè, vediamo un po'. Comunque, azzurrino così mi piaceva un sacco, anche perché potete anche decidere di girare le maniche se fossero un po' troppo lunghe. Ora vedo, perché se riesco ad aggiustarlo questo, molto probabilmente, vediamo, in base a come mi sta, vediamo un po' se farlo accorciare, se farlo stringere, non lo so, qualcosa ci inventeremo. Comunque, cappottino di un colore pazzesco, super super primaverile, e inizi veramente questo, pensavo anche di metterlo durante l'inverno, perché essendo un oversize sotto potete anche metterci dei maglioni belli spessi, quindi fantastico. Vabbè, questo cappotto qua. Poi, come ultima cosa, ho scelto un set di due pezzi che mi piaceva tantissimo, veramente io adoro questo set, ed è un set composto da un crop top e una gonna lunga. Allora, vi faccio vedere prima il crop top sui toni del verde. Allora, il crop top che ho scelto è questo. Allora, di questo qua ho preso una taglia L del set. Comunque, queste qui sono le solite magliette che utilizzo io, quindi un po' con le manichine a sbuffo, sempre fatta così in a costine. La cosa bella è che sulla pancia poi ha le due striscioline da mettere bene sulla pancia. Comunque adesso poi vi faccio vedere come viene indossata, mi piace tantissimo. E poi è abbinata questa fantastica gonna che è sui toni del verde e del rosa, quindi ha questa sorta di la gonna sembra di raso, e la gonna è fatta così. Sì, mi sembrava avesse le tasche, invece no. Ok, la gonna è fatta così, lunga anche questa, molto lunga, con questa fantasia bellissima. Trovo che questa si possa mettere con un come si dice, con un sandalo, con un sandalo alto, perché secondo me questa va bene con un sandalino alto, altrimenti va bene con gli stivaletti. Al momento potete metterla anche tranquillamente con delle sneakers, non lo so, mi piaceva tantissimo. Speriamo che si chiuda, perché ho paura che qua è un pochino stretta qui sotto. Comunque, vabbè, adesso vediamo tutto, signorine. Quindi questo è tutto quello che ho potuto scegliere dal sito. Io ringrazio veramente ancora tantissimo Alice o Alice per avermi dato questa possibilità fantastica, e io adoro Shein, lo sapete che ho fatto milioni e milioni di video a riguardo di Shein, che io compro sempre su Shein, quindi al di là della collaborazione, in realtà io comprerei comunque su Shein. Quindi con il codicino questo qui, che è Alessandra Q2, avrete il 15% di sconto per ordini superiori a 29 euro, quindi mi raccomando, approfittatene, perché comunque durerà fino al 30 giugno. Quindi mi raccomando, con questo codice siete a posto per un po' e potrete ordinare tutto quello che vorrete. Quindi niente,
niente ragazze, spero che il video vi sia piaciuto e vi abbia tenuto compagnia. Fatemi sapere con un commentino qui sotto che cosa vi è piaciuto di più, mi raccomando, e se soprattutto la borsa vi è piaciuta. A me un sacco, è il capo più bello che io abbia preso in questa collaborazione, oltre che al set. Io trovo che il set sia fighissimo. Comunque, in ogni caso, noi ci vediamo in un prossimo video. Vi mando tanti super mega bacioni e ci vediamo alla prossima. Ciao.